Good morning. Buongiorno. Dear brothers and sisters and friends of Light Channel. Cari fratelli, sorelle e amici di Light Channel. Today we're gonna have a special topic. Questa mattina parleremo di un argomento speciale. We find it in 1 Timothy 1:12. Lo troveremo in 2 Timoteo al capitolo 1 al versetto 12. But before we start, ma prima di iniziare, I ask you to pray with us. Vorrei chiedervi di pregare insieme a noi. Dear Heavenly Father, caro Padre Celeste, thank you for this beautiful morning, grazie per questa bella mattina, for this new day of life, per questo nuovo giorno di vita, that we can be together here, in cui possiamo essere qui insieme, talking about your word, a parlare della tua parola, and that our guests before the PC are safe and good as well. E chiedendo che i nostri amici davanti al loro computer o da dove ci guardano possano essere anche loro in salute e stare bene. Please, Lord, send us your Holy Spirit. Chiediamo che tu voglia mandarci il tuo Spirito Santo. That we can understand your message clearly. Per comprendere chiaramente il tuo messaggio. We ask that in your name, Jesus Christ. Te lo chiediamo nel tuo nome, Gesù Cristo. Amen. Amen. Okay. The passage that we're going to read is 2 Timothy 1:12. Il passaggio che leggeremo è in 2 Timoteo 1:12. It is. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno. For I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Perché so in chi ho creduto, e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. This letter from Paul was written in the year 66 AD. Questa lettera da parte dell'apostolo Paolo è stata scritta nell'anno 66 dopo Cristo. It was pretty at the end of his life. È stata scritta abbastanza vicino alla fine della sua vita. A life full of trouble. Una vita piena di difficoltà. Of self-denial. Piena di abnegazione. Of sufferings. Di sofferenze. And the fight for the right faith. E di lotta per la fede vera. He really knows what he believed in. Lui sapeva davvero ciò in cui credeva. And he had a assurance for that. E aveva una certezza a riguardo. I give you a quotation from Review and Herald on the 8th of September 1885. Vorrei citarvi un articolo che si trova nella rivista Review and Herald. È pubblicato l'8 settembre del 1885. He didn't live in a cloud of doubts. Egli non visse in una nube di dubbi. In which he had to step forward. In cui è dovuto andare avanti. In the mists of darkness and insecurity. Nel mezzo dell'oscurità e dell'incertezza. And I ask myself the question. E mi faccio la domanda. Do I have this assurance? Io ho questa certezza. I am really holding the truth in my hands. Sto realmente tenendo la verità nelle mie mani. Am I able to keep what I committed to him? Sono davvero capace di affidargli. E penso davvero che sia sicuro ciò che io ho affidato. And is this assurance based on feelings or on knowing? E questa certezza è basata sulle emozioni oppure su una conoscenza? As we know when we study the Bible, come sappiamo quando studiamo la Bibbia, daily, quotidianamente, like our bread that we have to insert, come il pane che dobbiamo assumere, we get this beautiful assurance that we have the right faith in our hands. Abbiamo la bellissima certezza del fatto che abbiamo la fede vera, la fede giusta nelle nostre mani. And the feelings is another thing. E le emozioni sono un'altra cosa. Let's think about Paul at that time. Pensiamo a Paolo in quel tempo. He was imprisoned. Era imprigionato, in prigione. Nearly all people from Asia were glad that he was imprisoned. Quasi tutte le persone, moltissime persone in Asia erano felici del fatto che lui fosse in prigione. But this letter of Paul, ma questa lettera di Paolo
isn't a letter of a sad man. Non è la lettera di un uomo triste. He exactly knew that he did the right thing for God. Sapeva esattamente di aver fatto la cosa giusta per Dio. And he did exactly knew what to do. E sapeva esattamente che cosa doveva fare. And dear brothers and sisters, e cari fratelli e sorelle, we as a church, noi come chiesa, know exactly what to do. Sappiamo esattamente ciò che dobbiamo fare. We can find this in Revelation 14. Lo possiamo trovare in Apocalisse al capitolo 14. But that's another topic for another day. Ma questo è un altro argomento per un altro giorno. Today I will finish this things of feelings. Oggi voglio completare questo pensiero riguardo alle emozioni. Dear friend, cari amici, perhaps you are suffering right at the moment. Forse proprio in questo momento state attraversando una sofferenza. And I will tell you a short story of a friend of mine in Berlin. Voglio raccontarvi una breve storia di un mio amico a Berlino. She has a severe brain tumor. Questa mia amica aveva un grave cancro al cervello. And as I talked to her, e mentre le parlavo, she was ready to die. Lei era pronta a morire. Because the operation was not a good chance to survive. Perché non c'erano molte probabilità di sopravvivenza all'operazione. She had really inner peace. Aveva veramente una pace interiore. So the operation went by. E quindi arrivò l'operazione. And she survived. E lei sopravvisse. And she felt terrible pain. E aveva un dolore terribile. Everybody was asking her, how are you doing? How are you doing? E tutti le chiedevano, come stai? Ma come stai? And she just wanted to have peace. E lei avrebbe semplicemente voluto stare in pace. And she felt so left by this beautiful assurance. E si sentì così abbandonata da questa certezza. And she read 2 Timothy. E però si trovò a leggere 2 Timoteo. About what Paul suffered. Riguardo a quello che Paolo dovette soffrire. And suddenly she knew. E improvvisamente si rese conto. This suffering brings her nearer to Christ. Questa sofferenza la stava portando più vicina a Cristo. She experienced that from day to day. E l'ha sperimentato di giorno in giorno. But not by feeling. Ma non qualcosa che veniva dalle emozioni. But by knowing. Ma sapendolo. And I wish that for you. E io auguro questo a voi. And I ask you to pray with me. E voglio invitarvi a pregare insieme a me. Dear Heavenly Father, caro Padre Celeste, thank you for this beautiful message. Grazie per questo bellissimo messaggio. That you preserved through the times. Che tu hai preservato nel corso del tempo. About what Paul went through. Riguardo a quello che Paolo ha dovuto attraversare. He hasn't had it easy. Non ha avuto una vita facile. Neither do we. E neanche noi ce l'abbiamo. But we have the assurance. Ma abbiamo la certezza. That you will help us. Che tu ci aiuterai. And that we have to suffer a short time. E che dobbiamo soffrire solamente per un breve tempo. To have the eternity in joy and peace with you. Per avere l'eternità e gioia e pace in te. Dear Lord, I want to thank you. Caro Padre, ti voglio ringraziare. And I want to ask for strength for everyone out there. E voglio chiedere la tua forza e la tua pace per tutti quelli che sono là fuori. That we can be nearer to you. Perché possiamo essere più vicini a te. I ask that in your name, Jesus Christ. Te lo chiedo nel tuo nome, Gesù Cristo.